1983 e dalla Scholl proponeva la domanda: l'insegnamento è una professione minore? Il mondo della scuola in tutti questi anni ha opposto delle risposte, ha opposto delle reazioni spesso anche indignate. La società lo ha guardato spesso con sfiducia e anche i media, ne ha parlato prima il dirigente di Raggi, ma in realtà la scuola stessa ha risposto con una incapacità di trovare una soluzione efficace. Alcune norme giuridiche come l'autonomia, anche se potenzialmente sono efficaci, tuttavia in realtà non sono state determinanti nel rinnovare il profilo dei docenti, hanno mantenuto una ambiguità e delle contraddizioni che persistono ancora ora. L'insegnante si afferma generalmente, si afferma professionalmente in conseguenza di una delega da parte del dirigente scolastico, valorizza la sua competenza districandosi tra criteri, tra vincoli rigidi, uniformi, ha diritto alla formazione in tempi limitati dagli obblighi di servizio e non per un principio deontologico reale. Proprio in quegli anni, Gianni Bichon pubblicava il suo libro, come prima ricordato il dirigente scolastico, nasceva la sperimentazione della Domiani. Una esperienza dove problematizzazione e riflessione hanno rappresentato il tessuto collettivo di una scuola che ha provato e prova a trovare risposte. Ne portiamo alcune in questo convegno, non per assumere così in modo un po' altezzoso il da noi si fa così nei tempi di Barbiana e neanche per proporvi metaforicamente un vaso di cristallo, ma perché se insieme a voi vogliamo essere portavoce di una scuola che nonostante tutto è viva. Vogliamo insieme ai colleghi di Milano e di Firenze, delle Lady School, riparlare di professionalità del docente. E allora per iniziare vi propongo un'operazione, quella di osservarla la figura del docente, la sua postura cognitiva. Il docente lavora in un contesto mutevole, instabile, di fronte a situazioni uniche, diverse l'una dall'altra, che agiscono e reagiscono in modo impertinente. È con queste situazioni che noi ci confrontiamo tutti i giorni. La professionalità del docente nasce da una capacità di porsi all'interno di queste realtà e di rapportarsi con esse in modo non ripetitivo, non standardizzato, non abitudinario, ma di cogliere gli elementi significativi, di portarli fuori dall'aula, di osservarli e di cercarne il senso attraverso un'analisi rigorosa. Rigore quindi, ma rigore è un termine sarebbe, non esprime appieno tutto quello che è il senso del nostro lavoro. Mi piace parlare di curiosità di un'altra dimensione, perché il docente che entra in relazione empatica con il contesto è un docente instancabilmente curioso, che si prende cura. Cura e curiosità, anche etimologicamente, hanno la stessa origine. Quindi si prende cura con sensibilità del contesto e sceglie le parole per dialogare. Quindi cura il linguaggio, usa un linguaggio mite, perché il linguaggio della pedagogia è mite, il linguaggio irritato non è linguaggio pedagogico. La cura delle parole porta al costruire il significato. Accoglienza, ad esempio, è una parola che alla Domiani ha segnato la storia, ha posto tante domande, si è rinnovata molte volte e ha trovato risposte anche diverse da quelle correnti, da quelle più frequenti, più diffuse nel mondo della scuola. L'accoglienza nasce da noi, abbiamo detto, nasce dalle parole, dai gesti del fare scuola di ogni giorno e l'accento è caduto prima di tutto sull'attenzione speciale, prima ancora che sui bisogni speciali. Quindi rigore, sensibilità, cura del linguaggio per definire una postura, un atteggiamento, ma non solo, anche innovazione. Perché non perché l'innovazione sia un valore in sé, non basta proporre cose nuove, spesso ci vengono proposte con un linguaggio roboante, con retoriche normative, culturali, che possono abbagliare, distrarre, sembrare interessanti, ma innovare significa sempre, significa per noi intervenire nella profondità del processo, modificarlo e indirizzarlo verso un miglioramento, non lasciarsi distrarre da azioni innovative che
come ad esempio le tecnologie, possono essere potentemente reazionarie. Si è parlato stamattina precedentemente del ruolo di mediazione del docente, ma si tratta anche di una prospettiva di lettura dell'uso delle tecnologie. Il tablet, adesso il tablet è molto diffuso, ma modifica realmente i processi di apprendimento e di insegnamento? L'apprendimento nei contesti social favorisce una reale cooperazione? Gli ambienti online e il registro elettronico permettono ai docenti di osservarsi, di osservare le proprie pratiche? Queste sono domande che in questi mesi ricorrono nelle school. Ne parleranno fra poco altri colleghi. Quindi la postura cognitiva, senza una determinata postura cognitiva, un atteggiamento nei confronti della realtà, quel profilo professionale di cui prima ha parlato l'intelligente De Raggi rimane un po' una sequenza di parole vuote. Tuttavia, il docente della Dominani e delle Vicky School non è solo. L'essenza della natura umana è sociale e partecipativa. Nella storia dell'uomo l'intensità degli scambi ha sempre rappresentato l'elemento dinamico fondamentale della civilizzazione, per cui noi non proponiamo docenti in solitudine. L'esperienza di queste scuole è vissuta sulla relazione. La complessità di un progetto di innovazione richiede che le competenze dei docenti si integrino, che l'azione individuale integri quella dei colleghi, ma la complessità delle situazioni che il nostro insegnante affronta, l'imprevedibilità, la difficoltà, sono una minaccia dovunque per un insegnante solo. Occorre passare dal piano del problema da affrontare al piano dell'esperienza professionale e per questo è assolutamente necessario, è imprescindibile che le competenze dei docenti si integrino. Solo in questo modo l'evento può essere osservato nelle sue sfaccettature, discusso, descritto e ridefinito. L'esperienza difficoltosa, senza dubbio, lo sanno i colleghi, sono molti qua, della riflessione interna ai consigli di classe si fonda sulla relazione con i colleghi. Possiamo farcela se dall'intervento di ognuno di noi, ma se dall'idea di ognuno di noi, nasce un progetto educativo condiviso. Solo a queste condizioni ce la facciamo, se lavoriamo insieme, non da soli. In socialità, anche se la socialità non è facile, non avviene per rito, non è mai raggiunta completamente perché le persone cambiano, i problemi si rinnovano, i saperi si rinnovano, richiede disponibilità, partecipazione emotiva, tensione continua a superare le distanze, richiede energia sociale, richiede che l'io diventi un noi. Ecco, quando l'io in una scuola diventa un noi, l'interazione crea configurazioni anche di tipo organizzativo che presidiano l'accadere degli eventi e organizzano, costruiscono gli eventi. Alla Dominani parliamo di geometrie variabili, di articolazioni che nascono per differenziazione delle funzioni, con movimenti in varie direzioni. Anche da noi, come dappertutto, c'è il movimento tradizionale, top-down, del dirigente o del collegio docenti che investono in un compito un docente o un gruppo, ma c'è anche un movimento di emersione, si prende atto di un'esigenza oppure del fatto che le competenze di un docente o di un gruppo possono alimentare tutto il sistema e poi si compongono in un movimento di integrazione. Tutto questo somiglia un po' a un sistema dinamico, una rete con nodi pulsanti, un po' connessioni come le connessioni neuronali che si attivano periodicamente, ciascuno dei quali attira verso di sé in quel momento le altre. E questo succede ogni mercoledì, perché tutti i mercoledì pomeriggio noi siamo a scuola, la famosa riunione della Dominani di cui parlava il preside, e discutiamo di pedagogia, di didattica, di organizzazione. E questo sistema ha delle implicazioni. Intanto è necessaria una forte rete di coordinamento interno. Per segnare sempre, avere sempre presente la direzione lungo la quale ci si sta muovendo. Alla Dominani molte persone, in questo momento una trentina, agiscono un ruolo di coordinamento e nello stesso tempo sono anche coordinati da colleghi in altri contesti, in altre situazioni.
Questo significa che si stanno creando nuovi profili professionali nella scuola, si stanno differenziando le competenze e quindi si aprono docenti. In quest'ottica non può essere confinato all'interno delle classi, perché il gruppo docente non è un generico insieme di individui, ha bisogno di momenti per costruire e ridefinire in continuazione le coordinate che regolano il sistema, di cui è un elemento costitutivo. Però in tutto questo lavoro noi abbiamo capito una cosa, abbiamo capito quanto sia importante per la nostra identità professionale recuperare gli spazi della discussione e del confronto. Perché quando ci interroghiamo sul profilo finale del nostro alunno, o sul perché, o sul come valutare, in ultima analisi discutiamo di noi, del senso della nostra esistenza, del senso del docente e della scuola in questa fase storica. Ridefiniamo l'identità professionale e non passa anche di qui una via per dare risposta alle istanze di varia provenienza che screditano la nostra professionalità? È una domanda. Se agire differente si integrano, la relazione tra esperienza e professione genera conoscenza. Questo processo si realizza in vari modi. Innanzitutto attraverso l'osservazione, un processo quasi osmotico. Mentre siamo in classe e guardiamo il collega che lavora, osservarci reciprocamente ci aiuta a imparare, a una condizione però, se si attiva un dialogo, un processo conversativo per capire quello che sta facendo il collega e le ragioni per le quali sta agendo in questo modo. E per questo i momenti di lavoro comune, la compresenza, anche solo per questa ragione, vanno recuperati. Poi impariamo riflettendo sull'evento, fermare il flusso delle sue azioni costitutive, analizzarlo. L'apprendimento deriva dalla capacità di aprire il significato delle parole, di esplorare la loro valenza semantica, di confrontarci con i colleghi con serenità su un quadro di saperi e di valori che necessariamente sono diversi. Quindi osservare, riflettere, destrutturare delle modalità abitudinarie, consuetudinarie, sclerotizzate dall'uso, e poi ricostruire le parole, ricostruire il lessico, dare significato all'evento, costruire un sapere tendenzialmente stabilizzato che diventa conoscenza, epistemologia della pratica. E questo, alla Luminani, accade regolarmente e trova sintesi nei seminari interni, giornate dedicate per tutto il collegio docenti. Che l'apprendimento attraverso l'esperienza è obiettivo per una scuola, no? Che cos'è la nostra professione? Non è una professione socioassistenziale affidata alle cure residuali di una componente essenzialmente femminile che opera quasi part-time. Semmai la sensibilità e la cura, la capacità di cura diffuse nell'universo femminile possono esaltare la qualità e creare le condizioni perché quella stanza tutta per sé che rivendicava Virginia Woolf venga arredata cooperativamente, perché reciprocità, fiducia, condivisione e non individualismo e competizione a noi sembrano essere le parole necessarie per definire la nostra professione. È una professionalità che va rafforzata con gli strumenti istituzionali e normativi e non relegata nelle periferie della politica, e che chiedono riconoscimento contrattuale, perché le esperienze che si stanno realizzando in molte scuole dimostrano che la qualità delle azioni, l'impegno, la motivazione, la responsabilità e la competenza degli insegnanti sono presenti e vanno valorizzati se vogliamo che le scuole diventino luogo di apprendimento diffuso e di sviluppo sociale. Grazie.